Oggi è qui come presidente nei confronti del chi che ci differenziamo dalle altre associazioni, nei confronti di chi crede nell'Unicorn. Grazie. Diciamo che non riguarda solo Taranto, ma da Taranto noi vogliamo fare una grande battaglia di civiltà. Abbiamo sempre portato avanti la questione civile sia sotto il punto di vista sanitario che sotto il punto di vista anche dell'aspetto prettamente economico. L'ILVA è stato un problema che noi vorremmo che venga risolto e che non ci siano più altri casi del genere. Come associazione dei consumatori siamo sul pezzo, cerchiamo sempre di essere vicini alla gente. La soluzione purtroppo non ce l'abbiamo in mano, ma noi vogliamo garantire a tutti i consumatori, a tutti gli utenti che si rivolgeranno nei nostri uffici, che ci saranno dei professionisti, delle persone competenti che saranno lì ad ascoltarli, e faremo di tutto affinché ogni singolo diritto di ogni singolo cittadino di Taranto, ma di tutta Italia, venga rispettato. Quindi è ipotizzabile una class action? Diciamo che non è proprio una class action ipotizzabile, ma sicuramente è ipotizzabile un'azione collettiva risarcitoria, perché il termine class action ancora non viene molto usato in Italia, perché la legge che regolamenta questa azione collettiva non è come in America. Però sicuramente faremo un'iniziativa collettiva che riguarderà non solo Taranto. Presidente, in cosa si differenzia l'Udicon dalle altre associazioni dei consumatori? Diciamo che noi siamo stati riconosciuti e siamo iscritti all'albo nazionale delle associazioni come ultima associazione, quindi meno di un anno e mezzo fa, ma abbiamo la forza, la capillarità sul territorio, abbiamo la costanza, abbiamo tante idee e tante iniziative che senza dubbio ci porteranno a diventare una delle prime associazioni, di questo ne sono certo. Che quando si tratta di soldi il problema essenziale è anche la non sapere, non essere consapevoli. Io ieri ho partecipato all'audizione sul DL Banche, il giorno prima siamo andati a sederci al tavolo con Poste per il problema dei fondi immobiliari di Poste. Diciamo che il problema essenziale della gente è non essere a conoscenza delle norme, non essere a conoscenza di quello che effettivamente è il loro diritto. Allora i nostri sportelli serviranno a questo, serviranno a raccogliere queste istanze, serviranno attraverso uno staff di persone competenti che è su Roma ma anche localmente ad assisterli e ad informarli. Noi crediamo moltissimo nella formazione, è partito questo tour formativo proprio perché vogliamo mettere al servizio del cittadino delle competenze, e solo attraverso la formazione possono esserci queste competenze. E poter rispondere al cittadino dobbiamo essere delegati, quindi l'atto della... Lo scopo appunto dell'Unione Difesa dei Consumatori è quello di apportare una difesa concreta appunto a tutti quei cittadini, quei consumatori che quotidianamente si trovano a doversi confrontare con quelle che sono le situazioni di mercato delle aziende con cui concorrono, quindi mi riferisco alle utenze con cui si trovano ad essere appunto titolari di contratti, ma anche nei confronti appunto di quegli enti con cui vengono a contatto e per cui si trovano a dover rispondere a delle esigenze di tutela dei propri diritti che spesso vengono messi in discussione magari da atteggiamenti non proprio consoni o comunque legittimi e rispettosi dei diritti della persona. Allora, se noi siamo capaci...